centro storico nasce uno studio pedagogico. Nell'ottica di riportare sempre più attività e professionisti nel centro storico cittadino, la dottoressa Ilaria Chiaravalle da oggi apre le sue porte in un ambiente bello e colorato nello studio in via degli Alemanni, vicino piazza della Prefettura. Un'inaugurazione che ha tanto il sapore della rinascita a 10 anni dal terremoto. Il centro è rivolto sia a bambini che ad adulti, ma anche a coppie, e ci saranno progetti da realizzare e sportelli di ascolto. Uno studio pedagogico clinico arriva in centro storico all'Aquila. Qual è lo scopo? Lo studio pedagogico clinico è uno studio dove opera il pedagogista clinico, un professionista in aiuto alla persona, nella sua globalità. La persona non può essere settorializzata, ma è un tutt'uno appunto con se stesso. Per quanto riguarda il pedagogista clinico, è un professionista in aiuto alla persona che opera con metodologie proprie a marchio registrato. La pedagogia clinica è una scienza che è stata ideata nel 1974 dal professor Guido Pesci, che a seguito di grandi approfondimenti relativi alla pedagogia speciale ha ritenuto opportuno l'ideazione di una scienza che si occupasse della persona in una maniera differente, che tenesse particolarmente all'accoglienza della persona e che operasse su 3 aspetti fondamentali: le potenzialità, che sono presenti in ognuno di noi, le abilità, che ci contraddistinguono, ma anche la disponibilità, perché la persona deve avere l'opportunità appunto di scegliere il proprio percorso. Il pedagogista clinico non fa diagnosi, ma opera molto volentieri in rete con tutti quei professionisti che invece sono titolati ad effettuare diagnosi, come gli psicologi, gli psichiatri, la neuropsichiatria infantile. Mi auguro che questa possa essere un'opportunità di collaborazione per tutte quelle professioni di carattere sociale, educativo e psicologico. In questo studio possono venire persone di ogni età. In che senso? La persona che percepisce di avere un disequilibrio, che non ha un reale stato di benessere, può rivolgersi al pedagogista clinico, sia che sia un bambino, un adulto, una coppia, un gruppo, ma anche l'anziano, sul quale pongo una particolare attenzione proprio perché sull'anziano si può riuscire a effettuare dei percorsi molto utili al miglioramento della qualità di vita, che spesso non viene considerata proprio perché si è sul finire appunto della propria vita. Nell'entrare in questo studio si legge: la vita è come un arcobaleno. Perché? La vita è come un arcobaleno perché è fatta di tanti colori. Ci sono i colori più forti, i colori più tenui, i colori più scuri, e questo è importante proprio perché la persona ha delle risorse dentro di sé e non sempre tutto può andare esattamente come noi ci aspettiamo. Ecco, la capacità di riuscire a rimodularsi, a affrontare la difficoltà è la parte vincente dell'essere umano, a mio avviso. Uno studio dove si riceverà per appuntamento. Qual è l'obiettivo di questa pratica? L'obiettivo di ricevere per appuntamento è relativo al fatto che questo professionista è un professionista che non si occupa dell'aspetto sanitario, quindi c'è un aspetto relativo sia al sentirsi accolti globalmente, ma nello stesso tempo non si deve assolutamente rimandare un aspetto di attesa perché si deve incontrare un professionista di carattere sanitario. Lo spirito è l'aver cura della persona, di ogni età, della coppia e del gruppo, con interventi mirati di aiuto per mezzo di attenzioni educative. Una novità importante questa per l'Aquila e il suo territorio, che amplia l'offerta rivolta ai cittadini. Un'attività che rinasce, abbiamo detto, in centro storico all'Aquila. Che obiettivo ha, che rapporto ha con la città questo tipo di lavoro? Il pedagogista clinico lavora sulle potenzialità. Io credo che la nostra città, e in particolar modo il nostro centro storico, abbia delle grandi potenzialità e credo veramente che si possa crescere insieme e rinascere insieme, e la rinascita deve partire necessariamente dalla persona, e le persone devono potersi sentire accolte anche quando si rivolgono ad un professionista in aiuto alla persona.